Ecco le istruzioni per consegnare l'elaborato finale. Dunque, dovreste aver ricevuto tramite email un invito per entrare in una nuova classe, in un nuovo corso. Se non avete ricevuto l'invito, comunque, quando effettuerete l'accesso a Google Classroom, troverete una nuova classe a cui iscrivervi. Qui nell'esempio parliamo della classe Esami Terza A Loria, ma potrebbe essere la classe Esami Terza B, Esami Terza C, e via discorrendo. Stessa cosa per quanto riguarda Castello di Godego, esami terza A Castello di Godego, esami terza B Castello di Godego, eccetera, eccetera. Cliccate su Iscriviti per entrare nella classe. Troverete un unico compito assegnato. La consegna dice questo. Ti invito a consegnare qui l'elaborato che presenterai alla commissione d'esame. L'elaborato deve essere un file salvato in formato PDF. Mi raccomando, caricate un file PDF, non un file di testo, non una presentazione. Le presentazioni e i file di testo possono essere salvati in file PDF utilizzando LibreOffice o le estensioni di Microsoft Office apposite. Solo gli studenti del corso musicale possono allegare l'elaborato in formato PDF e in aggiunta, quindi i file da caricare saranno due, anche un video in formato MP4. Quindi il file PDF è obbligatorio e il file MP4. La consegna va effettuata entro le ore 23:59 del giorno 8 giugno 2020. Come si effettua la consegna? Allora, mi sposto sopra Aggiungi o crea e clicco. A questo punto devo caricare un file che è presente sul mio computer, quindi clicco su File. Vado a selezionare il file dal dispositivo, oppure se è presente il file in una cartella, lo carico direttamente trasportandolo qui sopra. Io ho questo file, lo seleziono. Una volta che il file è selezionato, se devo aggiungere un video, clicco su Aggiungi file e aggiungo il filmato, ma in questo caso devo caricare solamente il PDF. Clicco su Carica. Ecco che qui viene caricato il file. Posso cliccarci sopra per controllarlo. Ecco fatto, spero non abbiate letto. Una volta che ho caricato il file, mi raccomando, ricordarsi di cliccare su consegna, perché se non cliccate consegna, non effettuate la consegna del file del vostro elaborato. Finché non cliccate consegna, potete sempre modificare il vostro lavoro. Quindi, ad esempio, se questo file non va bene, lo posso eliminare. E posso andare a caricare un altro file. Se avete un file su Google Drive salvato in PDF, cliccate su Aggiungi o Crea, scegliete Drive. Selezionate il file che vi interessa tra i recenti oppure andate su Il mio Drive e trovate tutti i vostri file. Io scelgo questo perché mi è più comodo e clicco Aggiungi. Ricapitolando, posso consegnare un elaborato caricandolo da computer, cliccando su File, oppure da Google Drive. Quando ho finito di caricare i file, l'elaborato, clicco su Consegna tassativamente. Confermo cliccando su Consegna. Ecco fatto. Nel caso vogliate ritirare il vostro compito per fare delle modifiche, vi basta cliccare su Ritira. Ecco che potete fare tutte le modifiche che volete. In questo caso elimino il file e ne carico un altro.
Fatta la modifica, mi raccomando, effettuate sempre la consegna. Una volta che avete effettuato la consegna, potete uscire e vi disconnettete. Buon lavoro e buona fortuna.